teste fasce sciacalea e sciabre se sgangalina a me le resta tu valea. Nome Inguietta, frazione di Cipressa, abitanti 140, superficie comune 9,39 km quadrati, quota 325 metri. E quando vede belle o vegna gara. L'Inguietta, oggi frazione del comune di Cipressa, è incantevole e antico borgo arroccato dal prestigioso passato. La forma allungata del primitivo insediamento o l'abbondanza di viti potrebbero aver influito nella scelta del nome del borgo, in origine attestato come Vinguilia o Linguilia. Al nome del borgo si legò la storia della nobile famiglia piemontese dei 40 che, giunta in Liguria nel XII secolo, riuscì in breve a creare un forte e longevo potere feudale e costruì a Linguaglietta il proprio castello comitale. Si venne a creare una vera contea che andava dalla Valle Argentina alla Valle del San Lorenzo. Nel XVI secolo le incursioni dei corsari barbareschi che sbarcavano sulla costa arrivavano a depredare entroterra, arrivarono anche a saccheggiare Linguaglietta. Passeggiare per Linguaglietta, definito come uno dei borghi più belli d'Italia, rappresenta un tuffo nel passato. Dalla piazza della Parrocchiale, dove rimangono anche i ruderi dell'antico castello, con un bel caruggio in pietra, è possibile attraversare il borgo ammirando splendidi e panoramici scorci, la chiesa fortezza di San Pietro e la piazza dell'antico mercato con le antiche misure. Siamo a Linguaglietta, di fronte alla chiesa fortezza di San Pietro, un ottimo esempio di edificio religioso, trasformato in fortezza difensiva. La decisione di fortificare una chiesa è stata presa in seguito a delle incursioni nel XVI secolo da parte dei corsari barbareschi. I corsari partivano dalle loro basi nordafricane, la Barberia, per depredare navi, saccheggiare le abitazioni e rapire persone. L'edificazione originaria, databile al XII-XIII secolo, conserva l'antica struttura ad una sola navata, un portale inquadrato da una coppia di colonnine, un originale portone in legno di cipresso e l'abside semicircolare. La maggior parte dell'esterno presenta blocchi di pietra arenaria ben squadrati. Per renderla una fortezza venne chiuso l'ingresso laterale. Dopo il portone centrale furono inserite le caditoie, da dove si facevano cadere pietre o liquidi bollenti sul nemico, mentre le finestre dell'abside sono state adattate per la difesa. In alto, in due angoli opposti, vennero realizzati due garitte e sul tetto è ancora visibile il camminamento di ronda. La particolarità di questa chiesa fortezza è che acquistò una funzione militare senza perdere quella religiosa.